Vogliamo aprire il nostro, far conoscere il nostro ente all'esterno, ospitiamo dei ragazzini e non solo ragazzini, anche diciamo, coloro che sono interessati in una attività diciamo, ludica dove in particolare abbiamo messo su un museo che riassume un po' le attività dell'ente in vista di tutto quello che c'è nella nostra regione di naturalistico e quindi riprodotto all'interno del nostro piccolo museo una zona che vede i nostri parchi, le nostre riserve e quindi la fauna che è presente nel nostro territorio. Fauna e flora. Inoltre, sempre all'interno del nostro ente che si occupa, come abbiamo detto, di ricerca in particolare, sono presenti dei centri di referenza che si occupano anche un po' dell'ambiente e di alcuni esemplari presenti in mare, quali le tartarughe marine, non solo, anche dei cetacei. E quindi all'interno del museo abbiamo riprodotto una zona, una piccola area dove si vede la tartaruga caretta caretta che depone le uova. E oggi ci troviamo qua all'Istituto Zooprofilattico come penultimo incontro di un progetto PON che abbiamo eseguito durante il corso dell'anno nel nostro istituto. Questo progetto ha riunito ragazzi di diverse classi. Devo dire che come esperto esterno del progetto, accanto a me c'è la professoressa Favata che invece è il tutor del progetto, sono molto contenta per come si è svolto, anche perché abbiamo avuto modo di constatare che non è stato soltanto un momento di informazione per i ragazzi sulla corretta alimentazione e sui rischi che invece può dare un'alimentazione negativa, ma è stato anche un momento di incontro dei ragazzi di diverse classi, un momento di condivisione che si è anche diciamo, svolto in termini pratici, perché abbiamo anche elaborato, diciamo, lo stiamo mettendo già a termine, lo stiamo portando a termine, per questo progetto un video che lascerà appunto, rimarrà agli atti della scuola anche nel sito e quindi chiunque lo potrà visitare, che sarà un po', lancerà un po' un messaggio a tutti i ragazzi o a chi lo volesse appunto vedere su quali sono i rischi di una alimentazione sbagliata. Questa esperienza è stata molto bella, facendo questo corso con la professoressa Vaccaro e la professoressa Favada. Mi sono trovata molto bene, anche perché abbiamo socializzato molto con altri ragazzi di altre classi. Parlando dell'alimentazione mi hanno aiutato moltissimo, anche perché ho scoperto cose che non sapevo.